Ciao amici di YouTube, qui con voi Shaleboom 6 e oggi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi non posso urlare perché è luna di notte, quindi stanno un po' tutti dormendo, però non posso urlare, però iniziamo subito col video. Oggi ragazzi è domenica e stasera si giocherà l'ultima partita di campionato, chiuderà il campionato Lazio-Inter, la sfida che vale il quarto posto e che vale il posto per la Champions League. Vi auguro una buona domenica, lasciate subito un bel like, 700 mi piace e vi porto un'altra sfida del genere. Però purtroppo questa è l'ultima giornata di campionato. Eh sì, purtroppo sì. Purtroppo i nostri cuori, i cuori degli uomini verranno infranti, però prima o poi doveva venire questo momento. Non vi dimenticate che domani uscirà la reaction di Napoli Crotone, l'ultima reaction del Napoli di quest'anno. Io direi di iniziare subito. Ovviamente siamo su Trivia Crack Kingdoms per fare il quiz sulla Lazio e sull'Inter. Il quiz che farà un tifoso napoletano. Già c'è stato un episodio, è andato molto molto bene. Magari abbassiamo la voce. E rifaremo questa volta anche un altro episodio, quindi raga dovete lasciare subito un bel mi piace. Direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito con la squadra di casa. Quindi iniziamo con la Lazio. Vediamo un tifoso napoletano cosa ne sa della Lazio. Vediamo un po', vediamo un po'. Direi di andare subito a destra, re, subito così, re, no. Però sembrava re, cacchio. Andiamo a giocare, va, andiamo a fare la prima domanda del giorno. In che ruolo gioca solitamente Felipe Anderson, attaccante, difensore, ala, portiere? Semplicemente ala. Va bene, la prima è andata perfetta, molto semplice, va bene così. In alto a destra, pennello del cavolo. Ovviamente il nostro obiettivo è acchiappare il re. Per acchiappare la corona, però è difficile. Prossima domanda: quale fu la causa della morte di Re Cecconi, calciatore in foto? Una grave malattia, incidente stradale, una finta rapina, è andata male, si suicidò. Voglio levare, no, questa non la so. Semplicemente non la so. Leviamo le ultime due. Metto una grave malattia. No, un finta... Che era? Rapina? Qualcosa con la rapina comunque. Purtroppo l'abbiamo sbagliata. Mannaggia. Abbiamo una seconda chance però. Andiamo subito con la prossima domanda. Vado in basso a sinistra. Re. 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 In che ruolo gioca Senad Lulic? Ala. Attaccante, difensore centrale, portiere. Ala. Corona per noi. Dai, è così. Continuiamo, giriamo la pagina e vediamo se acchiappiamo un'altra corona. Così andiamo subito a due corone in alto, basso, in alto, dicendo in basso, in alto a destra, niente. Da quale squadra brasiliana arrivò alla Lazio? Cesar, Pontevedra, San Caetano, ah Cesar, Palmeiras, vado a caso, non lo so. Andando a caso, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Regina, abbiamo chiappato la regina. Nello spareggio Lazio Campobasso, chi segnò la rete decisiva? Poli, Pin, Caso, Fiorini. Lazio Campobasso. Ma di quanti anni fa stiamo parlando? Vado su Fiorini. No, era Poli. Era Fabio Poli. Vabbè, può capitare. Vabbè, però andiamo subito a giocare perché la nostra partita con la Lazio non finisce qui, assolutamente, non ci dobbiamo arrendere. Mi ho sbagliato alcune, però altre, ovviamente, le abbiamo indovinate. Prossima domanda, chi ha allenato la Lazio nel 2010? Reia, Ballardini, Petkovic, Luis Enrique. Allora, Luis Enrique no, Ballardini no, Petkovic, Reia, metterei Reia. E infatti, Edoardo Reia, che ha allenato pure in Napoli. Olè. Vado in basso a destra. Niente, ancora la domandina. Ancora la domandina. Vabbè, chi è? Oddo, Novaretti, Ledesma, Negro. Oddo no, Ledesma no. O Negro, Novaretti. Vado più su Novaretti. Era Negro. Mannaggia. Era Negro. Vabbè, abbiamo una seconda chance. Abbiamo una seconda opportunità. Voglio andare in alto a sinistra, perché qui sta la domandina. Volevo dire, questo è il re, la domandina. In che ruolo giocava Alessandro Nesta? Vabbè, semplicissimo, difensore. Grande difensore italiano che ha giocato anche nel Milan. Vado in basso a sinistra. Niente, niente. Capitano Uncino, chi è questo? Il pirata, ho trovato il pirata. Chi sono i due nella foto? Foto del 1900 qualcosa. O signori no. Pino Wilson e Umberto Lenzini. Re Cercone e Cragnotti, ma che ne so. Vado su Pino Wilson. Pino Wilson, incredibile, la indovina proprio lui. Qual è il nome dell'ex portiere laziale Avagliano? Giacomo Giuseppe
Giovanni Sandro. Vado su Sandro. Sì, ma che c'è? Era Giuseppe. Ma sì, era Pep. Vabbè, comunque l'abbiamo sbagliata. Direi di fare l'ultima con la Lazio e poi andiamo con l'Inter. Quindi facciamo l'ultima con la Lazio. Oh, Mike acchiappa il re la prima volta. Ci proviamo? Andiamo. Re? No. Re per la prima volta. Mai. Non succede mai, oh. Ma come sa da fa? Abbiamo trovato Ninja, Ninja di Fortnite. Che numero di mai ha Lulic? 19-6. Vabbè, questo era facile, 19. Mi ha messo anche, mi ha levato due domande, quindi vabbè. In alto a destra, pennello rosso. Mai il re. Ma. Vediamo Tina la guida. Come si chiama questo portiere? Peruzzi, Ballotta, Marchetti, Marcheggiani. Dovrebbe essere Peruzzi? Non lo so. Vado su Angelo Peruzzi. Era Marcheggiani. Ma... ma ho fatto parecchie domande sui portieri, purtroppo non la sapevo. In che ruolo giocava Fabrizio Ravanelli? Oddio. Ravanelli era attaccante, infatti. È venuto un po' di... Però Ravanelli era attaccante. Ancora con i portieri. Questo è Peruzzi. Infatti. Questo è Peruzzi, sì. Ok, meno male, dai. Ho indovinato. Re. Domandina del cavolo. Me la zicco, lo sai dove la domandina? Chi è soprannominato il Cobra? Kishina, Tunkara, Keita, Djordjevic. Djordjevic. Il Cobra, Djordjevic. Babà, cagare, vai. Non chiudiamo in bellezza con la Lazio, però alcune domande le sapevamo, alcune domande siamo andate a caso. Ci sta. Andiamo con l'Inter. Andiamo con l'Inter, vediamo un po' se andiamo meglio della Lazio o peggio della Lazio. Pareggiamo i conti, vediamo un po'. In alto a destra, sì, domandina, sì. Ma quando mai acchiappa morì? Di che nazionalità è Mauro Icardi? Cile, nessuna di queste. Belgio, Spagna. Nessuna di queste, perché ovviamente Mauro Icardi è argentino. Prima domanda fatta bene. Basso a destra, domandina. Ok. Chi ha sbagliato il rigore decisivo nella semifinale di ritorno della Coppa Italia 2016 contro la Juventus? Manai, Palacio, Nagatomo, Brozovic. Allora, se non sbaglio, ma... allora, se non sbaglio, Brozovic. Palacio. Da cagare, Palacio. Andiamo qui. Oh, ma sto re non chiappa mai. Dove è nato Zavetti? Argentina, Spagna, Italia, Portogallo. Argentina, vabbè, queste sono facili. Queste sono molto molto facili. Lo chiamano l'uomo ragno. Chi era? Giulio Cesar, Toldo, Zenga, Pagliuca. Cesar non credo, Toldo non credo. Credo Zenga. L'uomo ragno. Vado su Zenga. Walter Zenga, attuale allenatore del Crotone. Sono andato a caso. E va bene, il mio istinto ha detto Walter Zenga. Ancora con la domandina, oh. Niente. Io arrivo all'ultima domanda e non la acchiappo il re. Chi è stato l'ultimo giocatore a indossare la maglia dell'Inter che ha vinto un pallone d'oro? Milito, Ronaldo, Figo, Ibrahimovic. Ovviamente credo che sia Ronaldo, Figo. Oh merda. Vado su Ronaldo. Era Figo. E io sapevo. Mannaccia miseria, mannaccia. Era Figo. Sono andato su Ronaldo. Ronaldo è il fenomeno. Ho detto vabbè, Ronaldo è il fenomeno. Chi sono stati i migliori capitani dell'Inter? Facchetti, Zanetti, Zanetti, Cardi, Facchetti, Cardi. Credo Facchetti, Zanetti. Perfetto. Va bene così. Al centro. Oh, yes baby. Yes re. Yes così. Vediamo. In Inter Sampdoria 3-2 del 2005. Chi furono i marcatori? Milito, Motta, Stankovic. No. Zanetti, Zamorano, Ronaldo, no. Martins, Vieira, Recoba. Ma allora, Martins, Vieira, Recoba. Ok, perché me la ricordo. Cioè, non è che me la ricordo, ma sono andato a vedere. Perché l'Inter perdeva 2-0 con la Sampdoria. Al 90esimo fecero 3 gol. Non si capette niente, chiunque, casino. Vabbè, domandina, ovviamente. Io non rubo il campionato. Non sono come la Juventus. Sono della gente di Serie B. Non sono mai stato. Questo è il detto dell'Inter. L'Inter non è mai stato in Serie B. Oddio, così, a caso, re. In basso a sinistra, re. Andiamo. Che numero di maglia aveva Juan Jesus? 5, 3, 13, 15, 3, 5. Sono scemo. Ah, però abbiamo una seconda chance e sappiamo dov'è re. In basso a sinistra, re. Qua non ho mai sbagliato io, mi raccomando. Che numero di maglia indossava Jan Vila quando giocava nell'Inter? Mi sbaglio, 21. 8 no. 90 no. 17 o 17 o 21. Il mio istinto ha detto 21. Vado su 21. Era 90. Egitto 17, 21 era 90.
Manco qui abbiamo acchiappato il re. Ah, ma la chance di acchiappare il re non è più vite. No. Non ho più vita. Ah, dovevo indovinarla. Vabbè, è andata così. Vabbè ragazzi, il video per oggi può finire qua. Vi auguro una buona domenica, lasciate un bel like se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici, commentate con il pronostico qui sotto e ditemi se vi mancherà la Serie A. Niente, da me è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella!